Brava e bella, interprete raffinata con una voce sontuosa, definita dalla critica una regina del jazz. Dopo il concerto di quest'estate a Matera, Simona Molinari è tornata nella città dei Sassi, sul palco del Teatro Duni, accompagnata dall'orchestra della Magna Grecia, diretta dalla sapiente bacchetta del maestro Antonio Palazzo. La Molinari si è esibita proponendo al pubblico le più famose melodie natalizie che rappresentano da sempre la colonna sonora delle festività, eseguite in inediti arrangiamenti in chiave jazz e swing, ma anche canzoni che l'hanno resa popolare come La felicità e In cerca di te. Simona Molinari si è cimentata anche in alcuni dei più famosi standard jazz con un omaggio all'artista che ha più influenzato gli studi e la formazione della cantautrice, Ella Fitzgerald. Ma tu chi sei? Tu che al primo sole svanirai. Un graditissimo ritorno a Matera, Simona, che ti ha abbracciato e coinvolto e tu ci hai fatto emozionare questa sera. Grazie di quanto ci hai regalato in un repertorio che ovviamente a te è molto caro, ma che è diventato caro anche al nostro pubblico. È stato bellissimo, bellissimo con l'orchestra Magna Grecia, con la quale appunto non è la prima volta che collaboro, è sempre un gran divertimento. Animo nobile e sensibile quello della Molinari, che durante il concerto a Matera ha riservato uno spazio alla struggente Nell'aria, scritta in collaborazione con Jody Tonno e accostata ai tragici eventi sismici che hanno colpito L'Aquila, città a cui Simona è indissolubilmente legata. Ci hai passato anche tanti messaggi, intanto un grande affetto per la tua terra. Anche noi ci siamo emozionati sentendo quel brano che ovviamente ha trasferito, ha consentito a ciascuno anche di personalizzarlo. Ma non è stato l'unico. È un brano a cui infatti tengo molto e che è stato scritto proprio col cuore e con la pancia in un momento difficile, per cui ecco, penso che ognuno si possa ritrovare in una canzone dedicata a delle persone che non ci sono più. La Molinari, interprete incantevole di quelle che riesce a cantare qualsiasi brano con grande garbo e bravura, ha inoltre sottolineato l'importanza e il valore della musica classica, anche per un percorso artistico come il suo, caratterizzato da ritmi e varianti differenti. Prima di avvicinarmi allo swing, comunque, quello, diciamo, l'insegnamento più solido che ho e che rimane nella mia vita, nel mio percorso artistico, è sempre la musica classica. Cioè quello che ti dà la musica classica, ma sullo strumento, la padronanza dello strumento, poi appunto magari smetti anche di studiarlo nel tempo e fai altre cose, però quelle cose ti rimarranno sempre. Auguro a tutti buon Natale. E a questo punto già che ci siamo, anche felice anno nuovo. Spero veramente che sia un Natale di serenità ritrovata.